Ciao a tutti gli amici di Sim One, siamo qui al T-Rex Studio, grazie all'amico Tony e ad Andrea, e abbiamo fatto mille esperimenti per quanto riguarda le chitarre acustiche e chiaramente adesso tocca anche a noi bassisti. Quindi qual è l'eterno dilemma di noi bassisti nell'ambito acustico? È chiaramente la sfida eterna e titanica con il contrabbasso, che tutti voi sapete è veramente uno strumento veramente difficile da riprodurre, proprio per la fisicità, cioè per il fatto che ha questa enorme cassa di risonanza, ma anche per alcune caratteristiche tipo i rumori tipici che fa, tutto il tipo di corde che vengono montate. E quindi chi come me, lavorando in contesti pop, si trova a essere costretto a portare, in questo caso, un contrabbasso elettrico, è in perenne lotta con questo. Quindi io su questo strumento ho montato le corde da contrabbasso vere e passo giornate sane a provare materiali da infilare sotto le corde per riprodurre il risultato che tutto quanti noi speriamo di avere, ma poi alla fine è sempre più lontano. E alla fine però adesso veramente cominciamo a vedere una luce in fondo al tunnel, perché questa è l'idea, cioè il fatto di abbiamo fatto l'imprinting, tranne con il Sim 1 per basso, delle NES, e quindi l'abbiamo messo come basso sorgente e abbiamo applicato finalmente una profilazione del contrabbasso, di un contrabbasso vero. Inoltre anche abbiamo messo resonance modeling, che chiaramente riproduce anche la pancia del contrabbasso. Ok, quindi andiamo a sentire come suona il NS. E quindi che abbiamo fatto queste prove ci si abitua talmente tanto al fatto che nel momento in cui lo spegniamo veramente ci chiediamo come abbiamo fatto ci siamo abituati a farcelo piacere. Lavorare è il nostro primo tentativo, che sicuramente, insomma, visto la disponibilità di tante orecchie buone di colleghi musicisti, possiamo sicuramente migliorare. Però il punto di partenza è che veramente abbiamo trovato quello che mancava, cioè nel senso la matrice che mancava non è la forma, non è il tipo di corde, ma in realtà è la risonanza dello strumento, che finalmente abbiamo trovato un modo di riprodurre. E soprattutto liberi da feedback sul palco. Con tutti chiaramente i vantaggi del fatto di avere uno strumento elettrico. Il contrabbasso ha una problematica enorme, che è un puntale che è messo per terra praticamente, quindi è una specie di microfono che riprende, soprattutto quando le casse sono sul palco. Esatto, che i teatri, le cose, certo, è come avere praticamente un microfono con tutte le risonanze di tutti, ed è sempre colpa tua. Quindi chiaramente, tra altre cose, sei lo strumento che fa le note più basse, quindi veramente sei un generatore di feedback per i fonici. Quindi io mi ricordo sempre l'ultima volta che ho portato il contrabbasso in un contesto pop e scaricai il contrabbasso, e il fonico non mi fece neanche scaricare il contrabbasso, e mi dice: non vorrei utilizzare questa cosa. E quindi, l'ultima volta che in un contesto, diciamo, con volumi importanti, ho avuto la possibilità di portare un contrabbasso. Adesso finalmente, insomma, riesco a riprovare quella sensazione, perché chiaramente questo è anche importante quando diciamo di cercare di riprodurre un timbro, e anche perché il timbro giusto ti fa suonare nella maniera giusta. Cioè il fatto di avere un suono di contrabbasso che è importante ti fa fare anche meno note, ti fa suonare in maniera adeguata, perché chiaramente è già bello questo, non hai bisogno di mettere l'altra. In questo senso, quando lo spegni sembra il suo suono naturale, in realtà, cioè adesso sembra che manchi qualcosa e quindi è chiaro che tu
lo strumento, cerchi, devi attaccare il cerchi di riempirlo con le note, invece quando uno, è un'altra cosa. Quando uno strumento è giusto. Bello. Non siamo contenti.